C'erano persone che arrivavano ad ogni ora, li portavano e li strangolavano e non sapevo neanche io chi erano. Ci sono stati altri omicidi che non ho visto fare, ma sono tutti morti il 30 novembre, tutti quel giorno. Rosario Riccobono era nato a Palermo il 10 febbraio del 1929. Divenne ben presto il capo della cosca mafiosa di Partanna Mondello. 3 agosto 1963. Il mafioso Antonio Porcelli, di 29 anni, ex braccio destro di Angelo La Barbera, è ritenuto l'organizzatore della scomparsa di Salvatore La Barbera. È stato catturato stanotte mentre dormiva in una casupola del Monte Gallo, dove viveva alla macchia con altri due ricercati, Rosario Riccobono, di 33 anni, e Mariano Mancuso, di 40. I nomi di tutti e tre erano nell'elenco di persone socialmente pericolose e legate agli ambienti della criminalità organizzata che gli organi di polizia hanno sottoposto alla magistratura per l'assegnazione al soggiorno obbligato. La cattura di Porcelli, che è uno dei 37 mafiosi denunciati alla fine dello scorso giugno perché responsabili di numerosi crimini avvenuti negli anni 50, ha avuto fasi drammatiche. Carabinieri e agenti hanno fatto irruzione nella capanna poco dopo la mezzanotte, coi mitra spianati. Antonio Porcelli, levatosi d'un balzo, ha tentato di mettere mano alla pistola gridando "traditori", ma la sua disperata manovra è stata inutile. Piombategli addosso i carabinieri lo hanno immobilizzato. Alle sue grida erano intanto balzati dai giacigli gli altri due ricercati, con i quali il Porcelli, in questi ultimi tempi, aveva diviso la sua latitanza, appunto il Riccobono ed il Mancuso, ma anch'essi sono stati immobilizzati ed arrestati. Antonio Porcelli, ritenuto uno dei pesci grossi della mafia, è responsabile della catena di delitti registratisi in seguito all'acuirsi dei contrasti fra le gangs capitanate dai mafiosi Fratelli Greco e Fratelli La Barbera. Pur restando ufficialmente nelle file della banda della Barbera, aveva contatti con la gang avversaria, quella appunto dei Greco. Secondo quanto emerso dalle indagini, col capo del gruppo Greco, Salvatore, egli si sarebbe accordato per sequestrare e sopprimere Salvatore La Barbera. Costui, attirato in una trappola mortale, venne ucciso poche ore prima che col fratello Angelo si mettesse in viaggio per Milano. La sua macchina, una Giulietta, venne trovata semicarbonizzata nella campagna di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Ma il cadavere dello scomparso non è stato ancora ritrovato. Da questo episodio criminoso si è snodata tutta una serie di delitti: la sparatoria contro Angelo La Barbera a Milano, l'esplosione della Giulietta parcheggiata a Villa Abate dinanzi al garage del mafioso di Peri, la strage di Ville Serena e Ciaculli. 12 dicembre 1970. 99 anni di reclusione sono stati complessivamente chiesti dal pubblico ministero Ugo Saito per 20 persone, tutte di Partanna Mondello, borgata controllata dalla mafia d'Occidente di Palermo, rinviate a giudizio per associazione per delinquere. I reati attribuiti agli imputati sono infatti di carattere mafioso: taglieggiamenti, controllo del mercato edilizio, mediazione sui trasporti, obbligo per i costruttori di assumere persone gradite alla malavita locale. La pena maggiore è stata proposta per Rosario Riccobono, di 35 anni, 27 anni ed 8 mesi di reclusione, oltre a 2 milioni di multa. Riccobono apparterrebbe alla cosca mafiosa di Tommaso Natale, protagonista di una delle faide più sanguinose del palermitano. In lotta con la famiglia Chifari, i Riccobono persero tra gli altri anche Paolino, un ragazzo di 14 anni, ucciso a colpi di lupara. La sentenza è prevista per gli ultimi giorni del corrente mese, martedì 18 maggio 1971. Chi sono i 16 boss concentrati a Linosa? Si va da Angelo La Barbera a Vincenzo Sorce, a Saro Riccobono, a Rosario Mancino, i 16 mafiosi che sono stati rastrellati tra sabato notte e domenica in vari centri della penisola.
dove erano stati relegati al soggiorno obbligato, sono scesi dalla Vittore Carpaccio a gruppetti di 4, insieme con gli altri passeggeri. Con i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza della scorta su piccola imbarcazione a motore. I boss si organizzano e, passato il primo momento di smarrimento, passeggiano in lungo e in largo, chiacchierano molto, soprattutto quando il sole, dopo aver picchiato sull'isola dall'alba sino alle 19, cala all'improvviso. Ricco Bono ha avuto oggi un lungo sfogo. Gli avvocati, ha detto, sono sempre prontissimi a chiederci soldi. Vorrei un decimo di quello che ho pagato in onorari e sarei ricco. Ma al momento di intervenire rimandano e rimandano. Ho parlato con il mio per telefono. Gli ho chiesto se avesse già presentato opposizione. Mi ha risposto che ancora non ha ricevuto alcuna notizia ufficiale sul mio trasferimento. Lo sa tutta Italia e lui, che dovrebbe essere il primo, lo ignora ancora. All'aeroporto di Punta Raisi sono partiti, sotto buona scorta diretti a Cagliari, 4 presunti mafiosi: Mariano Pizzo di Custonaci, Trapani, Diego Playa di Castellammare del Golfo, Salvatore Sanfilippo di Palma Montechiara e Rosario Riccobono di Partana Mondella. Trasferiti dall'isola di Linosa, dove erano in soggiorno obbligato, in quella sarda dell'Asinara. Nella foto a sinistra, Diego Playa e Rosario Riccobono, scortati dalla polizia, si avviano verso il cellulare. I presunti mafiosi siciliani e calabresi che si trovano in soggiorno obbligato nell'isola dell'Asinara in Sardegna hanno fatto una manifestazione per protestare contro il trattamento da essi ritenuto disumano che ricevono nell'isola. Essi avevano già attuato dal 17 agosto un'altra protesta. Per 3 giorni si rifiutarono infatti di prendere cibo. I presunti mafiosi, che ora sono 47, si sono recati in corteo davanti alla caserma dei carabinieri dell'Asinara. Rosario Riccobono, Emanuele Badalamenti e Bruno Giuliano sono stati ricevuti dal comandante, al quale hanno esposto i motivi della protesta. I dimostranti hanno sollecitato, come già avevano fatto nel mese precedente, provvedimenti. Tentò di mantenere una posizione di neutralità Rosario Riccobono e fu implicato nel traffico di eroina degli anni 70 e divenne latitante alla fine di quel decennio, dopo essere stato sospettato di condurre un'operazione per contrabbandare eroina dalla Thailandia attraverso la Sicilia e verso gli Stati Uniti d'America. Il suo braccio destro era Gaspare Mutolo, che organizzava massicce spedizioni di stupefacenti. Ai primi degli anni 80 si ritrovò a trattare partite da mezza tonnellata di eroina, importate dalla Thailandia in collaborazione con Nitto Santa Paola da Catania. Tentò di mantenere una posizione di neutralità tra gli schieramenti della cosiddetta mafia moderata, Bontate, Inzerillo, Badalamenti, e gli aggressivi corleonesi, confidando nell'alleanza con il capo formale della commissione, Michele Greco, il quale però segretamente appoggiava già i corleonesi. Durante la seconda guerra di mafia, Riccobono pragmaticamente si schierò con i corleonesi. Per conto di Riina, attirò numerosi amici di Bontate in agguati mortali. Coloro che ne furono vittime, come nel caso di Emanuele D'Agostino, sparirono nel nulla. Cercò di uccidere anche Salvatore Contorno, che riuscì a sfuggire. Riccobono era ormai un traditore, aveva rinnegato il proprio capomandamento, capodecina e capofamiglia. Voleva potere, una carriera mafiosa e soprattutto voleva Palermo. Sapeva che l'unico modo per ottenere ciò era arruolarsi nell'esercito di Totò Riina. Mai e poi mai avrebbe abbandonato la sua città natale e sarebbe scappato oltreoceano. Pertanto aveva appreso da Totò Riina l'arte sottile della tragedia e aveva consegnato uno a uno i vecchi amici palermitani alla ferocia corleonese. Tuttavia, quando dei palermitani non rimase neanche il seme, Rosario Riccobono non venne risparmiato. Salvatore Riina lo eliminò la mattina del 30 novembre 82, quando ebbe inizio la piliziata di piedi all'interno dell'esercito corleonese. 3 dicembre 1986. Un pentito ha parlato e ha svelato uno dei più intricati misteri di mafia palermitani. Ha raccontato come Rosario Riccobono, capocosca del quartiere San Lorenzo e sei gregari del suo clan, siano stati sterminati da un gruppo di mafia rivale nell'estate dell'82. È stata una trappola preparata con grande astuzia, un invito a cena in territorio neutro, che avrebbe dovuto sancire la pace.
Zazzarico Bono, che pure era un illuminato stratega della mafia, abboccò. Per descrivere accuratamente l'omicidio e per capire ancora meglio cause e conseguenze inerenti a questa eliminazione, è bene prendere in considerazione le dichiarazioni del corleonese Salvatore Cucuzza dell'ottobre 97. Ho fatto parte di Cosa Nostra fin dal 1975. All'epoca degli omicidi di Bontate e Inzerillo avevo il ruolo di reggente della famiglia di Borgovecchio. Come già detto, in epoca immediatamente successiva agli omicidi dei due boss palermitani, mi vennero riferite le ragioni di tali fatti di sangue e degli ulteriori propositi dei corleonesi, volti a portare a compimento lo sterminio degli uomini d'onore dello schieramento avversario. Appresi quindi che Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione, benché risparmiati in questa prima fase della guerra di mafia, erano comunque predestinati a morire. Non erano stati uccisi contestualmente a Bontate e Inzerillo perché era emerso che a loro non era stato comunicato il proposito del gruppo Bontate dell'eliminazione di Riina stesso. Questo non già perché Bontate e Inzerillo diffidassero della loro fedeltà, ma perché il loro coinvolgimento era stato ritenuto superfluo, anche per evitare una maggior diffusione dei progetti e quindi il pericolo che la notizia si diffondesse, come poi è avvenuto. Quando a distanza di poco più di un anno dai primi omicidi si ritenne che fosse arrivato il momento di eliminarli, si cercò di organizzare un'occasione propizia per l'eliminazione congiunta, oltre che di Riccobono e di Scaglione, anche degli uomini d'onore più pericolosi, a loro legati, che pure erano destinati a essere uccisi. Mi riferisco a Salvatore Micalizzi e Michele Micalizzi, entrambi legati a Riccobono, a Giuseppe Lauricella, consuocero di Riccobono, a Salvatore Cosenza e a Francesco Gambino. Si trattava di riuscire a organizzare degli appuntamenti contemporanei per poter procedere all'uccisione contemporanea dei predetti uomini d'onore, o comunque del maggior numero di essi. Infatti, il rischio era la fuga di coloro che non fossero stati eliminati, con conseguente pericolo di vendetta. Venne a conoscenza dell'avvenuta uccisione di Riccobono e Scaglione il giorno successivo, quando mi sono recato presso il magazzino di proprietà di Gaspare Bellino. Lì ebbi il modo di notare tre cadaveri di uomini che erano stati strangolati il giorno precedente e che non fui in grado di riconoscere per lo stravolgimento delle sembianze del viso, caratteristico delle persone uccise in quel modo. Quello stesso giorno venni informato dell'avvenuta eliminazione di Riccobono e Scaglione, uccisi con le persone con le quali erano insieme, e cioè Salvatore Micalizzi, Vincenzo Cannella e Carlo Savoca. Queste invece le parole di Brusca. Ad attendere Riccobono la mattina del 30 novembre 82 ad Ammusi c'erano insieme a me i corleonesi Bernardo Bonmarito, Genovese, Bernardo Brusca, Baldassarre Di Maggio, Giuseppe Maniscalco, tutti appartenenti alla famiglia di San Giuseppe Iato e di San Cipirello, Salvatore Riina e i palermitani Matteo Motisi, Giovanni Motisi, Giuseppe Greco e Giuseppe Calò. Ad un certo punto, alle 10 circa, giunse Riccobono a bordo della Volvo guidata da Filippo Nania, su cui si trovava pure Giacomo Giuseppe Gambino, mentre su una mini minor giunsero Totino Micalizzi, Antonino Garaci e Vincenzo Cannella. Su una terza autovettura arrivarono Carlo Savoca e Nenè Garaci. L'appuntamento a Riccobono e i suoi accompagnatori era stato dato da Gambino, il quale aveva detto loro che si trattava di una mangiata nella villa di Gaspare Centineo e di una discussione tra capi mandamento. All'ultimo momento, però, informarono Riccobono e compagni che la mangiata era stata spostata ad Ammusi e vennero lì dove noi li aspettavamo. Non appena giunto, Riccobono venne accolto affettuosamente da mio padre, che lo prese sotto braccio e lo portò in un'ala della casa, all'interno della quale si trovava già Riina, Calò, Greco e Motisi. Insieme a mio padre e da Riccobono entrarono pure Gambino e Nenè Geraci. Una volta entrato nella stanza, Riccobono fu afferrato e strangolato. Da quello che poi ho saputo, lo strangolarono mio padre Bernardo, Calò, Riina e Gambino, che fu quello che materialmente gli mise la corda al collo.